Lo sapevi che puoi essere invadente con Dio? A noi le persone invadenti non piacciono, no? Perché invadono la nostra vita. Nei momenti meno opportuni si prendono delle confidenze che noi non vorremmo dare, sono pesanti, insomma, ci danno fastidio, vero? Le persone invadenti non sono persone con le quali noi vorremmo essere amici. E invece Dio sceglie per amici suoi le persone più invadenti, le persone più rompiscatole, quelle che stanno sempre cercando qualcosa, quelle che bussano sempre alla porta, anche nei momenti meno opportuni, in mezzo alla notte, quando veramente tu vorresti farti gli affari tuoi, le persone che chiedono, chiedono, chiedono e non ce la fai più, li vorresti mandare a quel paese e molte volte li mandi a quel paese, quelli che chiedono sempre l'elemosina, sai? Tutti li abbiamo incontrati e li incontriamo, no? Quelli che si mettono lì vicino al finestrino e ti guardano con quegli occhi come dire, beh, non mi dai nemmeno un euro? Ecco, queste persone insolenti sono le persone che Dio si prende come amici, gli amici che possiamo essere tu ed io, perché tutti noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, senza il quale la nostra vita rimane incompiuta, rimane una vita a metà, una vita senza gioia, perché la gioia viene dallo Spirito Santo, che è la gioia della libertà, dell'amore, è la gioia di chi ha dentro la vita di nostro Signore Gesù Cristo, la vita di Dio, vita eterna, vita più forte della morte, più forte degli stessi peccati che tante volte ci opprimono, che ci fanno sperimentare della morte interiore, della solitudine, della cattiveria. La cattiveria che vuol dire schiavitù, essere schiavi di una affettività morbosa, di una dipendenza. Ebbene, noi che siamo così cattivi alle persone che ci sono vicine, ai nostri figli, anche ai nostri amici, sappiamo, cerchiamo di dare quello che ci chiedono. Pensa allora quanto più Dio vuole dare a te lo Spirito Santo. L'avvocato, colui il quale ci dice sempre che Dio ci ama, che Dio è buono, che anche nella situazione più terribile Lui provvede alla nostra vita e ci fa passare indenni attraverso le notti più oscure, perché lo Spirito Santo sigilla nel nostro cuore che Dio è nostro Padre. Allora coraggio, bisogna essere invadenti, insistenti fino a togliere il fiato e il respiro a Dio. Sì, dobbiamo essere invadenti, sino a togliere il respiro a Dio, cioè sino a carpirgli lo Spirito Santo. Allora bussiamo, cerchiamo, chiediamo con insistenza, ci sarà aperto. Troveremo e avremo in dono lo Spirito Santo, capace di renderci e farci vivere come figli di Dio, liberi per amare.